Ma dove l'ha messo il cappello? Uno di questi giorni si perderà anche la testa. Quando arriva venerdì. Mago Mantello è un mago che ha smarrito il suo cappello. Decide quindi di partire, lascia alle spalle il paese di cioccolato in cui vive ed esplora la regione di cacao. Nel corso del suo viaggio incontra diversi amici e anche tanti personaggi nuovi. E cosa fa? Apprende qualcosa di fondamentale, che le cose non devono per forza andare così come è deciso che vadano, ma ciascuno di noi può agire con i propri pensieri e le proprie azioni per migliorare se stesso e migliorare il mondo. Ho iniziato a disegnare con i bambini e volevo strutturare il laboratorio di disegno in maniera diversa, quindi ho scritto queste storie che sono state interpretate da attori professionisti e i bambini hanno disegnato i personaggi e i paesaggi. Tutto nasce dall'esperienza di maestro e di volontario in pediatria oncologica con la Onlus Officine Buone. Pioverà e ho una mamma con la sua piccola. Officine Buone è un'organizzazione che dona il talento. Grazie alla passione per la musica, il teatro e la scrittura, tantissimi giovani hanno avuto occasione di fare per la prima volta volontariato. Mago Mantello è un'opera dedicata ai bambini, per divertire e fare sognare anche durante un momentaneo periodo in ospedale. E tu triste vuoi solo le Hawaii, ma dai guarda l'oasi che hai. Ora è il momento di stampare le copie delle storie di Mago Mantello e distribuirle ai bambini ospedalizzati, e questo grazie anche al tuo contributo. Abbiamo bisogno di te per pubblicare le storie del Mago Mantello, da regalare ai bambini degli ospedali italiani. Donare è semplice, basta andare sul sito Produzioni dal Basso, selezionare il progetto del Mago Mantello e fare la tua donazione. Grazie.